Ecco, questa è l'avanguardia delle damigelle, Elisabetta e Beatrice. No, ditemi il giusto allora. Cecilia, ecco, naturalmente io ho riferito quello che mi ha detto. E allora, un attimo di attesa, e a questo punto i due Cavassù entrano veramente al balcone. Eccoli qua, ormai i scoperti sono Fulvia Morozzo e Daniele Rolando, soprattutto perché in qualche modo mi sentivo molto vicino a loro. Carnevale di Ozegna 2023, questa sera presentati ufficialmente i Cavassù di questa edizione, andiamo a conoscerli. Lei è? Fulvia. Fulvia come? Morozzo. Per la prima volta un personaggio? Sì, mai successo, pensavo non succedesse neanche stavolta e invece siamo qua, ci hanno convocati. Emozionata? Sì, un po', perché comunque è una cosa insolita, non è che uno sia abituato a queste cose. Speriamo di, insomma, di cavarcela. Di solito non si chiede l'età alla donna, però in questo caso tutti vogliono conoscere il personaggio, quindi età e professione. Allora, io adesso sono in pensione, ho 64 anni. E niente di particolare, aiuto ancora lui un po' in negozio, insomma. Qualcosa faccio per tenermi impegnata, ecco, ma niente di che. Una bella festa, quindi, si aspetta. Sì. Una bella festa, sì. Conosciamo anche il Cavassù? Io sono Rolando Daniele, sono nato a Ozegna, proprio a Ozegna, e ci tengo a dirlo perché il Cavassù di Ozegna. Ah, sì, è mia parte. E sono molto contento. Età e professione? Non ho capito. Età e professione? L'età bisogna dirla. Ho dovuto chiedere a una donna, quindi... 65. Ho un negozio di vino e vado avanti così. Anche per lei è la prima volta come sì, personaggio? Sì, 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 è la prima volta. Ha sempre vissuto però il carnevale, perché essendo zegnese? Sì, 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 anche con i carri allegorici. Siamo sempre stati attivi. Bene, molto bene, la vita del paese è importante. Certo. E le due damigelle? Mi chiamo Elisabetta e... Quanti anni hai? Che scuola fai? Ho 10 anni e vengo qua a scuola Ozegna. Io mi chiamo Cecilia Nepote Fus e frequento la classe quarta qui a Ozegna. Siete contenti di fare le damigelle? Sì. Sì, molto. Tantissimo. Meno male. Siamo qua con il vice sindaco di Ozegna, Federico Pozzo. Una bella festa questo carnevale. Sì, siamo contentissimi di aver potuto ospitare il carnevale ozegnese proprio all'interno del nostro castello. Ormai possiamo dire nostro, siccome grazie alla lungimiranza del nostro sindaco Sergio e grazie all'appoggio ovviamente di tutta la squadra, ma anche di tutti i cittadini, ci troviamo in questo bene fantastico all'interno del nostro paese e siamo veramente contenti di poterlo festeggiare qui all'interno, per la prima volta tra l'altro. Difatti è stato veramente un bel colpo di scena, un bel effetto vedere il castello illuminato e i personaggi affacciarsi dal balcone. Assolutamente sì, difatti ringrazio ovviamente la Proloco, la IB, Enzo Morozzo, i Rioni, la banda, le Maggiorette, veramente tutti, perché questa è la collaborazione che ci deve essere per riuscire a fare un evento in una determinata maniera e ovviamente noi, il nostro progetto, oltre a quello poi chiaramente di andare a rivedere la ristrutturazione, fare appunto un progetto sul castello, è anche quello di iniziare a poter ospitare
manifestazioni di queste entità e anche di altre entità. Quindi siamo pronti a tutto e siamo veramente contenti e onorati di poter essere qui. E adesso si prosegue col carnevale e la festa? Assolutamente, adesso ci sarà il banchetto offerto dai Rioni, quattro Rioni. Nei prossimi giorni, ovviamente domani ci sarà Fase Quaiette, il classico. Poi ovviamente la prossima domenica ci sarà la sfilata con i gruppi a piedi e si concluderà con Polenta e Merluzzo. Quindi saranno 2 settimane di fuoco per Ozegna, gli ozegnesi e tutto il carnevale ovviamente.